Poracci torna, solo risposte sbagliate e vi giuro che il video di Froze non l'avevo visto, recupererò al più presto. Un plauso sia a chi ha riconosciuto il titolo e anche a chi ha tirato fuori il vero nome completo, una follia pura. La risposta più sbagliata però è anche la più concisa, Biomutant, un capolavoro di immersività. Va bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli usciti su GameCube. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e proprio per questo non c'è tempo da perdere. Quindi spiegatemi perché non siete ancora iscritti al canale. Ecco, bravi, iscrivetevi e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare. Mi raccomando, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Anzi, iniziamo! Per una puntata ricchissima c'è, per forza di cose, un angolo della poracciata ricchissimo. La settimana scorsa non ho fatto in tempo a dirvi quale sarebbe stato il gioco gratis dell'Epic Game Store e quindi oggi rimediamo, ma questa volta non si tratta di un titolo vero e proprio. Dal 23 sarà infatti possibile riscattare un add-on per il free-to-play World of Warships. Con questo starter pack dal valore di circa 19 euro avrete accesso a un po' di contenuti premium, tutti ovviamente gratis. E recuperiamo anche con i saldi su Steam, c'è tanta roba interessante che potrete acquistare in sconto fino a giovedì e intanto vi segnalo che anche Steam Deck è in sconto. Per celebrare il primo anno di commercializzazione del PC portatile, Valve ha applicato un taglio del 10% sul prezzo di listino. Che ne dite? Ve la sentite di fare la follia? Prezzi pazzi anche per Nintendo. Sebbene la grande N non abbia fatto partire ufficialmente una campagna sconti in questo periodo, grazie a Deco Deals possiamo subito renderci conto che in sconto ci sono dei titoli stra interessanti e sono anche al prezzo più basso di sempre. Prendete solo la prima pagina degli hottest deals e vi ritroverete a meno di 4 euro Salt and Sanctuary, che è considerato da tutti una sorta di capolavoro indie, un acquisto obbligatorio se amate i Souls-like e Metroidvania. Anche Ender Lilies è in forte sconto, un altro Metroidvania di cui trovate la recensione qui sul mio canale. Se vi piacciono poi i tattici, c'è una perla indie come Wargroove praticamente regalata, oppure un bello sconto sul classicone Tactics Ogre, anche se io a questo punto prenderei la versione fisica, costano praticamente uguali. L'edizione Radical Dreamers di Chrono Cross ha recentemente ricevuto una patch che aggiustava alcuni dei suoi problemi più grandi e l'espansione di Demon Turf, questa me la compro al volo. Sto adorando proprio in questo periodo questo platform indie che è pazzesco. Mi fermo qua, ma si potrebbe andare avanti per ore. Che ne dite? Facciamo un bel video dedicato a questi sconti su eShop? In caso fatemelo sapere nei commenti. Comunque Nintendo sta proponendo anche un'altra cosa interessante, una prova di 7 giorni gratuita all'NSO. Se non siete iscritti al servizio in abbonamento di Nintendo, potrete attivare una settimana gratuita per giocare online e anche godere del catalogo retro del pacchetto base. Avete tempo fino al 26 per riscattare questa offerta e potrete ottenere la prova anche se ne avete usufruito in passato. Ma le piacevoli novità non finiscono qui, perché il 23 sarà pubblicato il primo DLC gratuito di Sonic Frontiers. L'ultimo titolo con Sonic protagonista si aggiornerà con l'update Sights, Sounds and Speeds. E rifacendoci alla roadmap condivisa l'anno scorso, questo introdurrà la modalità foto per immortalare i bellissimi panorami su Switch, il jukebox e nuove modalità sfida. È proprio il caso di dirlo, Gotago gratis. Se siete un minimo informati sul mondo dei videogiochi è probabile che già abbiate letto o visto qualche video recensione del remake di Resident Evil 4. Non perderò tempo quindi a dirvi che si tratta di un rifacimento fatto con i fiocchi, un'operazione che ha convinto tutta la critica a tal punto che ci ritroviamo con uno dei titoli meglio recensiti degli ultimi tempi e anche un papabile contendente all'ambito premio del GOTY 2023. Quindi vi rubo solo un attimo per ragionare su questo fatto. Ad ora, due dei tre titoli più apprezzati dell'anno sono nati come esclusive GameCube. Insomma, 20 anni dopo la melanzana con la maniglia sta avendo finalmente la rivincita che si merita. Lunga vita al cubetto. Comunque, parlando di Resident Evil 4, un applauso a Capcom per aver tirato fuori la campagna marketing più bella di sempre. Vi lascio in descrizione questo brevissimo trailer dove la vena Camp, simbolo della serie, viene abbracciata a 360 gradi e ne esce fuori una reimmaginazione di Resident Evil 4 che sembra partorita
dal genio di Hayao Miyazaki dei tempi di Heidi e Conan il ragazzo del futuro, un trailer fenomenale. Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché ci sono due rumor molto gustosi di cui discutere. E il primo da cui vorrei iniziare riguarda il prossimo titolo in sviluppo presso Nintendo EPD, il team la cui ultima opera è stata Super Mario Odyssey. Ma attenzione perché secondo diverse fonti la prossima opera prodotta dal team interno non si tratterebbe di un gioco di Super Mario, ma piuttosto il glorioso ritorno in tre dimensioni di Donkey Kong. Di un nuovo platform dello scimmione se ne parla ormai da anni, ma le varie e confuse notizie a riguardo si sono sempre concretizzate in un nulla di fatto. Ora però sembra esserci una convincente convergenza di fonti, che sembrano tutte quante allinearsi verso uno scenario ben diverso da quello che per anni ci hanno prospettato leaker dalla scarsa affidabilità come Zippo. Questa volta le informazioni più dettagliate arrivano dal canale Nintendo Prime. Durante un podcast, il presentatore della trasmissione si è sbottonato sulla storia dietro questo famigerato titolo e, nel caso si rivelassero come informazioni vere, si tratterebbe di una mossa assurda da parte di Nintendo. Infatti il nuovo Donkey Kong sarebbe stato inizialmente affidato a un team esterno, ovvero a Vicarious Visions, gli autori della Ensign Trilogy e anche di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Sotto la supervisione di Miyamoto, figura coinvolta a fondo nel progetto, il team di Activision avrebbe iniziato a lavorare al progetto già da lontano 2018, strutturando quello che nelle intenzioni doveva essere un platform 3D di stampo open world. Lo sviluppo di Donkey Kong Freedom, questo è il nome con cui l'insider si riferisce al titolo, procedeva a buon ritmo e Miyamoto era entusiasta dai risultati ottenuti dallo studio, ma poi, per un motivo non chiaro, si sarebbe scelto di spostare i lavori internamente a Nintendo, dove le redini sarebbero passate a Nintendo EPD. Ma attenzione, anche questa è una cosa stra-interessante. A lavorare su questo Donkey Kong sarebbero stati messi solo alcuni dei membri più giovani del team, creando così una vera e propria divisione dedicata allo sviluppo di Freedom, mentre il gruppo principale sarebbe rimasto al lavoro sul prossimo titolo di Mario, non influendo così sulla tabella di marcia. Del progetto circolano, a quanto pare, solo 40 secondi di footage, che non possono però essere mostrati in alcun modo, altrimenti comprometterebbero la carriera di chi ha condiviso queste informazioni riservate. Ma il nuovo Donkey Kong non sarebbe affatto un progetto abbandonato, anzi, il suo sviluppo procederebbe abbastanza spedito. L'intenzione però sarebbe quella di rilanciare il brand come uno degli esponenti più importanti della lineup Nintendo, facendolo addirittura diventare uno dei titoli di lancio del successore di Switch. E questo coinciderebbe con la volontà manifesta di Miyamoto di ridare spazio a Donkey Kong. Non a caso lo scimmione rivestirà un ruolo fondamentale nel film di prossima uscita e non dimentichiamoci che molto presto il Super Nintendo World sarà espanso con delle zone a tema di Kay. Vi ripeto, si tratta di rumor e indiscrezioni assolutamente non confermate, ma voi come lo vedreste un Donkey Kong in tre dimensioni che più che raccogliere l'eredità del controverso Donkey Kong 64 strizzerebbe l'occhio a quello che ha rappresentato Breath of the Wild all'interno della serie di Zelda? Ci credete a un nuovo DK in 3D come titolo di lancio per Switch 2? E in chiusura, poracci, visto che siamo in tema rumor e GameCube, vi faccio notare che un'altra serie stra-acclamata dai fan Nintendo è tornata al centro delle speculazioni. E anche in questo caso si vola parecchio alto. Ed è sempre il canale di Nintendo Prime a esporsi su questa faccenda. Lo youtuber infatti ha aggiunto un tassello inedito per quanto concerne la discussione intorno a una possibile remaster di F-Zero GX, l'episodio uscito proprio su GameCube. Il ritorno di questo incredibile racing game sviluppato da Sega sarebbe sì nei piani dell'azienda di Kyoto, ma il progetto potrebbe essere stato affidato a un team che vi coglierà sicuramente di sorpresa, Next Level Games. Si tratta infatti degli autori di Luigi's Mansion 3 e anche di Mario Strikers Battle League, due titoli che vi possono essere piaciuti o meno, in particolare Strikers, ma a cui va riconosciuto un merito. Graficamente sono impressionanti e non lo so, se devo immaginarmi un trattamento simile a quanto è stato fatto da Retro Studio per Metroid Prime con la remastered pubblicata recentemente, Next Level Games potrebbe essere il candidato perfetto per rispolverare un gioco che all'epoca aveva una grafica semplicemente spaccamascella. E proprio come per Metroid Prime, anche qui si tratterebbe di un caso dove basterebbero pochissimi accorgimenti per rendere fruibile un titolo che ad oggi non ha nulla da invidiare ad esponenti del genere ben più recenti. Già solo l'aggiunta dell'online play basterebbe per vendere a scatola chiusa F-Zero GX Remastered, ma io ci metterei anche qualche bilanciamento alla difficoltà, soprattutto nella modalità storia. Mi ricordo che all'epoca alcuni livelli erano praticamente impossibili, almeno per il poro adolescente. Ma quindi, spetterà alla lineup GameCube il compito di chiudere con una nota positiva il ciclo vitale di Switch?
Secondo voi vedremo a breve il ritorno di F-Zero? E questo poracci era tutto per oggi, per questa puntata un po' particolare ma comunque ricchissima. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Freedom, Michele DK. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Incredibile, pira, 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 pira.